la prima domanda che vorrei farle è: la prima volta che viene a Fiera Cavalli? Sì, è la prima volta che vengo alla Fiera Cavalli, ma vengo fondamentalmente per mio figlio che ha 11 anni, che è un super appassionato di monta americana, quindi da ranch, da western, però ero molto interessato anche come ex presidente, io ho fatto per 10 anni presidente della Fiera Bologna, anche di vedere la Fiera di Verona che è molto cresciuta, e questa è una manifestazione straordinaria perché si vede della gente vera, della gente che viene dalla campagna nel senso bello della parola, di passione vera per gli animali e per tutto quello che c'è intorno. Poi sai, io ero abituato a dei cavalli, dei cavallini, a dei cavalli, però c'ho sempre il cuore vicino ai cavalli. Vero. Qualunque tipo. Qualunque tipo di cavallo. E senta, quindi suo figlio è appassionato di monta western, ma gareggia anche? Oggi gareggia, 11 anni, è molto appassionato. Lui va a un maneggio vicino ad Anguillara da un ragazzo che si chiama Remo Minucci, che ti fa capire cosa vuol dire la passione oltre che la competenza. Poi siamo andati insieme in un altro posto a proposito di cavalli meravigliosi, che è un ranch che si chiama Sibillini Ranch, sui Monti Sibillini, uno dei posti più belli del mondo. E io dico sempre ai miei figli: magari avete visto gli Stati Uniti, gli Emirati, e poi non vedete le cose più belle di questo paese. E il cavallo aiuta molto, il cavallo aiuta molto. Io le devo dire la verità, sono un po' più appassionato di asini. Ho sempre avuto in casa degli asini e anche recentemente ho regalato un fantastico mulo a mio figlio, quindi quattro zampe oltre ai cani. Però credo che per dei ragazzi giovani la passione del cavallo non sia solo lo sport, l'aria aperta, nel caso di mio figlio che lo monta alla monta americana, anche il trekking, la campagna, ma anche un modo per appassionarsi e star fuori da altre tentazioni e soprattutto da una vita cittadina che non va bene in molti momenti. Quindi io sono doppiamente contento di questa passione. Okay. Allora, io approfitto per salutare tutti gli appassionati e per dire che vedo che c'è un grande aumento di giovani che si avvicinano in modo diverso a questo sport, perché ci sono tante diverse tipologie dello sport, e anche se non si sono vinte delle medaglie, però è un movimento che cresce e mi fa molto piacere come amante della natura e della campagna.